Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Sono circa le 8:30 del mattino e io e Giulia ci siamo appena svegliate dopo una nottata abbastanza insonne perché lei non è stata molto bene, ha un po' di tosse e probabilmente le sta venendo la febbre. Stanotte era sfebbrata, però al momento mi sembra un po' caldina, quindi adesso gliela riprovo così poi vediamo il da farsi. Per il momento le ho cambiato il pannolino e l'ho rimessa in carrozzina, in questa copertina che è molto molto calda, e poi indossa il suo pigiamino di ciniglia. Le ho preparato anche il latte in questo biberon molto carino di Suavinex, quindi adesso proverò a darglielo per vedere appunto se riesce a mangiare qualcosa e poi le proverò la febbre. Giulia ha avanzato parecchio latte, non so se vedete, ed è abbastanza capricciosa, quindi penso che sentirò la pediatra a prescindere dalla febbre, ma comunque adesso gliela proverò. Ho qui questo termometro per bambini, rosa e fucsia, tra l'altro mi piace tantissimo perché è veramente molto molto carino, è flessibile e nulla è fatto così, quindi adesso proviamo la febbre così poi vediamo. Ok, vediamo. Allora, Giulia ha 37,5, quindi 5 linette di febbre, non è altissima, però comunque sento assolutamente la pediatra, così vediamo cosa dice anche a proposito della tosse. Giulia è sul fasciatoio e come vedete è abbastanza tranquilla. Ho appena sentito la pediatra e mi ha detto che per il momento non dobbiamo preoccuparci in quanto la febbre è abbastanza bassa. Se si dovesse alzare le darò una tachipirina. Per il momento posso iniziare a darle una sorta di sciroppino per la tosse e posso iniziare a farle i lavaggi del nasino e delle orecchie. Quindi è quello che faremo prima di cambiare Giulia. Qui c'è tutto l'occorrente, vi faccio vedere. Utilizzerò questo prodotto per pulirle le orecchie, mentre invece questo per la pulizia del nasino perché mi trovo meglio. Non mi trovo invece molto bene con questa, quindi non la utilizzerò. Qui ci sono altri prodotti che per oggi non mi serviranno, ad esempio baby bagnetto, baby olio, poi c'è la pasta per il cambio, questa che è tipo la pasta fissan però è di Coop, e poi qui c'è il termometro del bagnetto. Invece qui c'è lo sciroppo della tosse che le darò in questo biberon per medicine, infatti vedete che è molto molto piccolo. Quindi nulla, adesso ci occuperemo di questo e poi invece le cambierò i vestitini. Ho scelto questi per oggi, questa tutina rosa con l'orsetto e questo cappellino. Sono vestiti molto comodi e caldi, quindi perfetti per l'occasione. Qui ho preparato le varie cose che mi serviranno. Togliamo dalla confezione l'aspiratore nasale. Eccolo qui. È fatto in questo modo. Mentre invece qui ho preparato 15 ml di sciroppino per la tosse. Ha una consistenza abbastanza farinosa e spero che Giulia non faccia storie, quindi adesso andiamo subito a vedere come reagirà.
Come avete visto, la piccola Giulia è stata bravissima, si è lasciata pulire le orecchie, il nasino e ha anche preso tutta la medicina. Guardate qui il biberon con lo sciroppo, è vuoto. Ok, quindi è stata davvero molto molto brava. Adesso le cambierò i vestitini. Ho messo Giulia nell'altalena e sotto ha questa copertina che la tiene bella calda. Guardate quant'è carina e mi sembra che si senta anche un pochino meglio di prima, quindi speriamo che tutto si risolva, insomma. Nel frattempo oggi terremo monitorata la temperatura e tra poco proverò a darle un altro po' di latte. Quindi nulla, questo era il video, io spero tanto che vi sia piaciuto, se è così per favore lasciate un bel pollice in su per supportare il canale, condividete questo video su tutti i vostri social, iscrivetevi al canale per rimanere aggiornati su tutti i video che carico e noi ci vediamo prestissimo con nuovi video, ciao! Ovviamente si trattava di un video roleplay, quindi un video finzione in cui appunto ho fatto finta che Giulia avesse la febbre perché mi era stato richiesto ed era uno dei video che i miei iscritti insomma volevano vedere di più sul canale, quindi li ho accontentati. Spero che appunto si sia capito che era una messa in scena, io ovviamente non mi comporto così di solito né penso che le Reborn siano bambini veri e la maggior parte delle cose che avete visto nel video non sono nemmeno mie oppure sono scadute, quindi non vi preoccupate assolutamente di nulla e niente, ci tenevo a precisarlo perché mi immagino già i commenti sotto a questo video, ma penso che comunque si dovrebbe riuscire a capire che YouTube non è la vita reale e che quello che faccio nei video non è quello che faccio di solito e niente, ci tenevo appunto a precisarlo, spero che ora sia più chiaro e grazie mille a tutti per il supporto, grazie a chi ha guardato questo video ed è arrivato fino a qua, noi ci vediamo molto molto presto con nuovi video, ciao!